Allora, mentre sulla parte di laboratorio e anche un pochino domani andiamo avanti sulla modellazione di processo, quindi avrete due laboratori, quello di oggi e quello della settimana prossima, sugli activity diagram, più un laboratorio, diciamo così, un pochino di riepilogo, ricapitolazione su class diagram e activity diagram. Quindi rimarremo ancora su queste tematiche per quanto riguarda il laboratorio per tre esercitazioni. In parallelo, in aula, oltre a fare qualche esercizio, magari riprendere gli spunti del laboratorio, ma andiamo avanti. Andiamo avanti su due filoni. Uno è il filone più, potremmo chiamare, descrittivo barra teorico, cioè di inquadramento generale sui sistemi informativi, come vengono descritti, di quali tipi sono, eccetera. E questo lo farò ricavando grosso modo da adesso in avanti circa una lezione, un'ora alla settimana. E poi invece le restanti due lezioni andrò avanti sugli ulteriori modelli che andremo a costruire, quindi partiremo poi, arriveremo poi al modello dei casi d'uso che passa dai requisiti del sistema. Quindi in questo momento stiamo andando, diciamo così, in parallelo su due filoni, uno più descrittivo, l'altro invece più progettuale. Quello più progettuale ovviamente è legato alle attività di laboratorio. Cappello a tutto questo, quindi a entrambi i filoni, è un pochino di, diciamo così, inquadramento su che cos'è un sistema informativo. Noi vi abbiamo un po' buttati dentro questi modelli UML per dire cominciamo a lavorare, cominciamo a fare qualcosa, però fermiamoci un attimo prima di rendere le cose troppo complesse per ragionare su quale sia la natura, le caratteristiche dell'oggetto sistema informativo di cui stiamo parlando. E quindi vado a riprendere, questo era il set di slide che avevamo usato la prima settimana, dove abbiamo definito il sistema informativo, e proviamo a vedere da quali punti di vista, IS sta per sistema informativo, information system ovviamente, da quali punti di vista lo possiamo analizzare. Un assaggio l'avete già avuto, avete capito che analizzare il sistema informativo dal punto di vista dei concetti che esso gestisce e dal punto di vista dei processi che esso fa funzionare, sono due cose molto diverse, no? Per nostra sfortuna non sono gli unici due punti di vista. Anzi, saliamo un pochino più di livello e cominciamo a pensare anche al sistema informativo come qualcosa inserito in un'organizzazione aziendale, come qualcosa che è costituito da hardware e software di certa natura e così via. E qui sono riassunti i principali punti di vista che vengono citati a proposito dei sistemi informativi. Il primo che ho indicato è quello che spesso non si pensa e poi quello che a lungo termine tende a dare poi più problemi, che è l'aspetto evolutivo. Cioè un sistema informativo per sua natura, se non è sbagliato o se non è inutile, cambia ed evolve in parallelo al cambiamento e all'evoluzione che l'organizzazione che lo usa, ricordiamoci che noi stiamo usando il termine organizzazione per non dire ente, impresa, azienda, eccetera, ogni volta, quindi raccogliamo sotto questo termine generico tutti i possibili utenti, utilizzatori dei sistemi informativi. Ecco, se un'organizzazione non è in crescita o non è in cambiamento, di fatto non esiste, o non esiste più per lungo tempo. La stessa cosa deve succedere al sistema informativo. Il sistema informativo non è una cosa che faccio oggi e me la tengo così com'è per i prossimi 10 anni, ma è qualcosa che oggi deve essere progettato in modo da soddisfare le esigenze, vabbè, di domani, perché se oggi lo progetto non ce l'avrò ancora oggi, ma domani sì, l'anno prossimo, tra 6 mesi, ma devo già tenere in conto che probabilmente l'anno successivo dovrò ancora modificare qualche cosa. Perché? Ma perché la normativa è cambiata, perché la tecnologia è evoluta, perché i volumi di operazione sono aumentati, perché voglio sperimentare nuovi tipi di mercati, nuovi tipi di prodotti, nuovi tipi di processi. E il sistema informativo non può bloccarmi in queste che sono scelte di business. Non posso dire, ma non posso farlo, ah, ma io voglio vendere anche all'estero, no? Non posso farlo perché il sistema informativo non me lo permette. Ma siamo pazzi? Cosa faccio? Devo chiudere l'azienda perché il sistema informativo non mi permette di inserire il campo nazionale di spedizione?
o cose di questo genere, o la valuta del pagamento. Quindi l'aspetto più importante è questo: il sistema informativo è un compagno di viaggio che mi aiuta a gestire i miei processi e le mie attività, e quindi deve aiutarmi anche a gestire il cambiamento di questi stessi processi e attività. È per questo che insistiamo tanto sulle metodologie di progetto, sul documentarle, sul rendere esplicite, sul spaccarsi il capello, ragionare su come sono veramente le cose. Perché se butti giù del codice, del software scritto che più o meno funziona, coi piedi, ma funziona oggi, sei sicuro che domani quel codice non sarà aggiornabile, non sarà manutenibile, non sarà trasferibile, non sarà gestibile da altri, eccetera. No? Quindi ciò che conta a livello aziendale, a livello enterprise, non è solo le funzionalità. Ah, ho questo software che fa ciò che deve, punto. Sì, va bene, questo lo do quasi per scontato. Ma ciò che mi chiedo è, sì, ma se domani devo cambiare qualcosa, che cosa mi costa? Quanto è complesso? È possibile? Quali sono le ipotesi alla base che non posso toccare se non buttando via tutto, e quali sono invece le cose che possono evolvere facilmente? Se domani volessi cambiare l'interfaccia, sono 10 anni fa, quando si progettavano sistemi informativi aziendali, non si pensava minimamente alle interfacce mobili, le app e cose del genere. Oggi è scontato che ci siano. Ecco, nel frattempo i sistemi informativi che c'erano sono riusciti a sopravvivere al cambiamento, nel senso da essersi adeguati alle nuove modalità di interazioni. Queste sono le domande che ci dobbiamo fare, secondo me, per prime. Poi all'interno di questo ovviamente ci sono i vari aspetti, però questi vari aspetti cerchiamo di ricordarci di vederli sempre in prospettiva. No? Nel cruccio che ho sempre quando ragiono a qualche cosa a livello di enterprise è: sì, ma poi domani cosa facciamo? Ricordiamoci sempre di farla questa domanda, alla nausea, perché è quella su cui poi caschiamo, e su cui caschiamo, parlo a voi che siete gestionali, sulla gestione del progetto, sulla valutazione dei costi. No? Ma sì, ma mio cugino lo fa in tre giorni e funziona lo stesso, è bravo, però poi dopo lo butto via perché magari non riesco a gestirlo, per magari, no? Su strumenti immateriali come quelli ICT, software, è molto difficile dare un valore, no? Al prodotto, alle funzionalità. Quello che conta sono, ma poi lo vedremo bene quando parleremo dei requisiti, non solamente i requisiti funzionali, cioè cosa il sistema fa, ma anche come è stato realizzato, i cosiddetti requisiti non funzionali, la scalabilità, la manutenibilità, eccetera, eccetera. Vabbè, lo metto qui come warning che ci accompagnerà per sempre. Poi c'è l'aspetto, la vista tecnologica, che è la più facile da capire, cioè cos'è, di cosa è fatto, no? Di quali pezzi è fatto, di quali parti hardware è costituito il mio sistema informativo, quali interfacce ha, quali terminali ha, quali componenti devo comprare, dove sono i dischi, dove sono le reti, eccetera, eccetera. Questo è l'aspetto più visibile, più concreto, più tangibile, no? Devo comprare degli oggetti tecnologici, altrimenti il sistema informativo me lo faccia con carta e penna, che anche questa è la tecnologia, tra l'altro. Che noi snobbiamo, ma tante volte funziona. L'aspetto funzionale, cioè che cosa fa il sistema, quali funzioni svolge, quali applicazioni realizza. Dal punto di vista, qui c'è scritto della funzione di business, cioè gestisce gli ordini. E se sì, in che modo, quali sottofunzionalità del processo di gestione ordini viene gestito? L'aspetto funzionale è quello forse più importante, cioè il motivo per cui mi costruisco il sistema informativo è per aiutarmi a gestire alcune funzioni che io in azienda voglio svolgere, devo svolgere, e voglio farmi aiutare dal sistema informativo nel gestirle. Aiutarmi oppure addirittura sostituirmi in alcuni casi nella gestione di queste parti. Quindi che cosa fa il sistema? Quelle che, se andate a vedere sui software che sono sui siti, vanno normalmente sotto la voce features, no? Le caratteristiche del sistema. In realtà si parla quasi sempre di caratteristiche funzionali, cioè le cose che il sistema fa, al netto di come le faccia. Poi c'è l'aspetto organizzativo,
cioè come si interseca il sistema informativo, che è un componente hardware più software, nell'organizzazione. Immaginate un software fatto di tanti moduli, che so, acquisti, vendita, produzione, fatturazione, bilancio, butto giù lì dei nomi più o meno intuitivi. Dopodiché l'organizzazione della mia azienda è divisa negli stessi settori in cui è diviso il software. Qual è il mapping, no, tra l'entità organizzativa aziendale e i gruppi funzionali o le funzionalità del mio sistema informativo? C'è flessibilità, nel senso che il sistema informativo si può adattare alla mia organizzazione aziendale, oppure l'organizzazione che si deve adattare al software. Ovviamente hanno senso entrambi i casi, no? Però è un aspetto da considerare. Di solito è l'aspetto forse più costoso dell'adozione o della migrazione di un sistema informativo, capire quali sono gli impatti organizzativi. La cosa più semplice è avere un sistema informativo agnostico rispetto all'organizzazione, io posso dire semplicemente quali persone possono svolgere quali funzioni sulla base delle competenze che hanno già nel loro modello organizzativo interno. Ma non sempre è possibile, alla fine se un software, un sistema informativo gestisce un processo, questo processo ha delle assunzioni, pensate anche solo alle swim lane che facevamo nei modelli activity diagram. Alle varie ruoli, i vari attori che svolgono ciascuno una parte diversa di processo. Ecco, questi attori in qualche modo devono mapparsi su persone vere, su dipartimenti, gruppi di lavoro vere. Poi chiaramente questi punti li riprenderemo poi, almeno i più importanti, qui sto solo dando la carrellata dei ragionamenti che si possono fare, che si devono fare quando uno considera a tutto tondo il sistema informativo. Poi c'è la vista di progetto, di design, cioè come gestisco il processo per realizzare il sistema informativo. Da quando decido lo voglio a quando ce l'avrò chiave in mano funzionante. Questa è una parte più, se vogliamo, legata all'ingegneria del software, cioè fare in modo che un determinato sistema con determinate funzionalità entri in campo. Come sempre, la parte difficile non è costruire un sistema nuovo, cioè sì, è difficile, ma relativamente. Ma è sempre più complesso far evolvere sistemi esistenti o migrare da un sistema a un altro, perché a un certo punto avrai sempre due versioni, quella vecchia e quella nuova, che devono convivere, devi migrare da una all'altra, e quindi il processo di progettazione è più complesso, perché non parti da un foglio bianco e cominci a scrivere, no? Ma parti, devi preservare il passato, quindi l'aspetto evolutivo nella progettazione di nuovo è ciò che complica. Poi c'è l'aspetto transazionale, cioè il fatto che questi sistemi informativi cioè gestiscono, cosa fa un sistema informativo? Gestisce dei dati memorizzati nel suo modello concettuale, li aggiorna, li cancella, li aggiunge, ne inserisce dei nuovi, permette di ricercarli, visualizzarli, eccetera. Quindi l'effetto netto di un sistema informativo, nella maggior parte dei casi, è semplicemente cambiare i dati. Sembra un po' riduttivo, però in realtà poi quei dati sono relativi alle informazioni della mia azienda, quindi in realtà sta mandando avanti l'azienda. Lo fa da un punto di vista dei dati che rappresentano l'informazione di lavoro dell'azienda. Ma alcuni di questi dati in realtà possono avere anche un effetto sul mondo esterno, cioè sull'esterno del sistema informativo, un effetto diretto. Ad esempio, qua si parla dell'effetto transazionale, cioè il fatto che a un certo punto decido di fare degli incassi o dei pagamenti, gestire delle transazioni economiche che per loro natura ovviamente escono dal confine dell'azienda, escono, entrano, ma non sono confinate al suo interno. Quindi a questo punto non gestisco più solamente i miei dati, ma parte di questi dati vengono scambiati col mondo esterno, tanto per esemplificare, ad esempio col mondo bancario. Allora lì chiaramente dal punto di vista tecnico non è particolarmente complesso, lo è molto di più dal punto di vista giuridico, contrattuale e così via. Poi può esserci una vista economica, cioè il fatto di avere alcuni processi gestiti dal sistema informativo ha dei costi e ha dei benefici rispetto a non averli gestiti dal sistema informativo oppure rispetto ad averli gestiti da un sistema informativo diverso che funziona in modo diverso.
Allora, quello ti entra negli economics della tua azienda. Cioè, ho dei costi, che sono costi di investimento, costi di formazione, personale tecnico per gestire il sistema, evoluzione, manutenzione, canone di affitto, eccetera, eccetera, costi operativi, quindi investimento e operativi, e ho dei benefici che dovrebbero essere benefici o sul versante di nuovo dei costi, cioè, non so, spendo meno soldi in fotocopie, oppure, più probabilmente, benefici in termini di efficienza, produttività, minore errori, maggior qualità, oppure minor tempo dedicato a fare operazioni di routine. No? Pensate ad esempio a tutta la reportistica, no? Tanto in tanto ogni trimestre, ogni mese, ogni anno, di tirar giù delle statistiche, dei grafici, dei diagrammi, e lì o hai due persone che la fanno solo quello, oppure magari un sistema informativo che te lo faccia. Quindi dipende da come ragioni, o non hai il costo delle persone, ma hai il costo del sistema informativo, oppure hai un sistema informativo e quelle persone possono fare altre cose, quindi ci guadagni in produttività, poi dipende chiaramente. Quindi il sistema informativo è un tassello che di fatto vi permette di bilanciare, no, gli economics dell'azienda, costi, produttività e investimenti. E non solo, alcuni sistemi informativi possono anche fornire il supporto decisionale. Cioè, domande banali del tipo, ma mi conviene tenere attiva quella determinata linea di prodotti? Non è di banale risposta, perché devo avere i dati per dire se mi conviene. Devo avere dei dati che siano facili da leggere. No? In quale nazione, quali sono le nazioni per me, supponiamo io sia un esportatore, più redditizie? Lì non basta andare a vedere i fatturati, no? Devi andare poi a tenere conto della distanza, dei costi, dell'investimento che hai fatto, della promozione, il fatto che ti costa tradurre in una lingua in più, tanti fattori. Allora, il sistema informativo normalmente lo immaginiamo come qualcosa che gestisce l'operatività, il day to day, le singole attività, e questo deve farlo. Ma gestendoti l'operatività, ha in pancia tutte le informazioni su ciò che stai facendo. Quelle informazioni lì, se tu le guardi in modo analitico, disaggregato, una per una, non ci capisci nulla. Hai una serie di operazioni, ordini, acquisti, vendite, incassi, va bene, però se li guardi non ci capisci nulla. Se li esporti in Excel, viene fuori un foglio che, no, che è illeggibile, è instampabile. Ma quei dati lì possono essere analizzati. E da questi dati possono essere tratti degli indicatori di sintesi. Indicatori di sintesi che poi servono a questo punto ad alimentare i processi decisionali. Io ho degli indicatori che in modo semplice, immediato e diretto, ma non inventato, ma calcolato dai dati operativi, mi permettono di capire come stanno andando certe cose. E quindi di conseguenza di prendere delle decisioni, come si dice oggi, informate sui dati. Sia, diciamo così, analizzando cosa succede, quindi lo storico recente, sia eventualmente potendo fare, alcuni sistemi informativi permettono anche di fare delle simulazioni. Se cambio questo, cosa mi aspetto? Come mi aspetto che i miei indicatori di processo possano modificarsi? Nella parte finale del corso parleremo proprio di questi KPI, Key Performance Indicators, no, indicatori di processo che lavorando sui dati possono fornire appunto una vista decisionale. Sono sistemi informativi molto diversi, chiaramente, no? Uno che devo usare in officina per contare i pezzi che passano e l'altro che invece il management può utilizzare per compiere le decisioni strategiche. Ok. Dal punto di vista evolutivo, ecco, prendiamo, no, focalizziamo i principali tra questi aspetti. Allora, il primo che abbiamo citato, no, era quello evolutivo. Questo grafico fa vedere, ad esempio, adesso non fissiamoci tanto particolarmente sul nome di queste tecnologie, ma fa vedere dei cicli in cui ci sono tecnologie diverse che si susseguono a ondate successive.
No? Per cui hai una tecnologia che a un certo punto, questa qui era quella del mainframe, la prima tecnologia informatica che si è sviluppata, parte, cresce e poi comincia a un certo punto a declinare perché subentrano altre tecnologie più recenti, ad esempio quelle dei computer dipartimentali, dei personal computer, delle workstation, Unix e simili. Tecnologie diverse decollano in momenti diversi, possono raggiungere un livello di diffusione e poi tendono inevitabilmente a declinare a favore di altre tecnologie più nuove. E questo è normale, no? Fa parte del ciclo di vita delle tecnologie. Alcune avranno più successo e quindi quando arrivano in alto sono più in alto, sono più diffuse, hanno una percentuale di penetrazione maggiore, altre invece sono così un pochino meno utili e quindi vengono rimpiazzate più in fretta senza arrivare a una penetrazione molto elevata. Ma questo è bello da raccontare, è facile da raccontare se uno lo vede dal punto di vista della singola tecnologia. Ma mettiamoci invece dal punto di vista dell'azienda. Noi oggi siamo in un certo punto sull'asse dei tempi. E se l'azienda non è nata stamattina, avrà al suo interno un mix di tecnologie diverse. Se non puoi pensare che la tecnologia che avevi ieri, quando cominci ad adottare la tecnologia nuova, la butti via. E continui ad averla. Continua a doverla gestire e queste si devono integrare tra di loro. Prima di tutto, devono riuscire a parlarsi, devi gestirle entrambe. Sarebbe bello buttare via il vecchio e cominciare da nuovo, no? A Capodanno si butta giù dalla finestra e al 2 gennaio si ricomincia con tutto nuovo. Non è così, non è detto che sia conveniente, perché vuol dire che starei in ogni caso buttando via degli investimenti che ho fatto negli anni per costruire dei sistemi informativi che sì, sono vecchi perché sono stati progettati 20 anni fa e quindi magari con delle concezioni o delle scelte tecnologiche che oggi non rifaremmo nello stesso modo. Ma non è detto che mi convenga rimpiazzarli. Magari mi costa meno mantenerlo in vita, una cosa che un po' sembra andare a pezzi piuttosto che non rifarla da zero, mi costerebbe molto di più. Quindi io devo tenere in conto che all'interno di un'azienda non ho un sistema informativo coerente, ne avrò tanti che negli anni via via si sono stati sviluppati o acquistati o installati e che in qualche modo devono convivere. Convivere bene o male, nel senso che possono essere ognuno slegato dall'altro e poi le informazioni tra l'uno e l'altro, quando serve farle passare, le faccio passare a mano, oppure integrati meglio, per cui ciascuno può leggere e scrivere i dati degli altri e attivare le procedure degli altri. Questo dipende dai casi, no? Però ho sempre una convivenza di tecnologie diverse, proprio la conseguenza dell'evoluzione tecnologica. E non solo, io poi mi sposto in questo asse dei tempi. Quindi man mano che vado avanti, questo mix è destinato a cambiare. Nuove cose soppianteranno quelle vecchie, nuove esigenze nasceranno, è sempre difficile lasciar cadere del tutto tecnologie vecchie, e qui si vede che poi non è chiaramente in scala questo grafico, però ci fa capire che la prima tecnologia, quella dei mainframe, è dura a morire. Cioè, sono passati 60 anni da quando hanno inventato i mainframe, e però se voi andate nel cuore delle società che per prime hanno adottato dei sistemi informativi, pensiamo alle banche. Lì dentro, gelosamente custoditi, ci sono ancora virtualizzati i mainframe di 50-60 anni fa. Nel senso che non c'è più l'hardware, la macchina che effettivamente avevano comprato mezzo secolo prima, ma su una macchina virtuale all'interno di un server moderno sta girando un'emulazione software di quella macchina là. E questa non è destinata a scomparire domani, no? Questa cosa. Perché? Ma perché negli anni, nei 50 anni, sono stati degli investimenti fatti ogni mese, ogni anno per aggiungere funzionalità, gestire nuovi processi, nuove attività. L'80-90% di quel codice nessuno lo conosce più, sappiamo che funziona, ma non ci sono più le persone che l'hanno scritto. Non si sa che cosa fa, è sicuramente pieno di casi particolari che non saremmo neanche in grado di ricostruire.
E chi si prende la responsabilità di dire buttiamo via tutto e ripartiamo da zero? Nessuno. Conviene mantenere in vita con degli accrocchi tecnologici, quindi la virtualizzazione, l'emulazione, eccetera, del software che è più vecchio di noi. E quindi man mano che si va avanti, man mano che si aggiungono nuove tecnologie, è sempre difficile, sempre relativamente più facile aggiungerle, più difficile farle morire. E noi dovremmo ragionare in questo senso qui. Quindi quando noi pensiamo alla progettazione di un sistema informativo, con i nostri modellini che facciamo nel corso, in realtà non illudiamoci che stiamo progettando il sistema informativo per l'azienda. Ne stiamo facendo un pezzettino, che poi quando andrà installato dovrà in qualche modo convivere in un ecosistema con tante altre cose intorno. Vabbè, questo è un altro grafico dello stesso tipo. E questo ovviamente si scontra con le legittime esigenze di business di chi ci vende questi sistemi informativi, queste tecnologie. No? Quindi da un lato c'è la spinta conservatrice del tipo, ma insomma, fino a ieri ce l'avevo e funzionava, ma perché mai dovrei cambiarlo? Mentre invece dall'altra parte hai chi ti dice no, ma guarda che con questi sistemi nuovi riesci a fare di più, meglio, più veloce, costa meno, più efficiente, sul cloud, sul mobile, tutte queste belle parole, no? E che quindi da un lato, diciamo così, spingono a investire, a cambiare. Chiaramente bisogna trovare il buon compromesso, che non sia troppo, diciamo, che l'aspetto conservativo non diventi poi un freno all'evoluzione, e dall'altra l'aspetto innovativo non diventi innovare tanto per innovare, buttare via i soldi in un certo senso, no? Poi buttare via i soldi, attenzione, non è i soldi del sistema informativo che stai comprando che magari non ti serviva, magari non è adatto. Sì, quelli ci sono, ma di più è l'impatto che ha un sistema che non è adatto sull'intera azienda. Ok, da non dimenticare l'utente. No, perché spesso si dimentica, c'è una visione molto diversa tra chi progetta sistemi informativi aziendali e chi progetta sistemi informativi, diciamo, pubblici. Sistema informativo pubblico, immaginate un sito web, no? Di acquisti, di e-commerce, passare un Amazon oppure un Facebook, un Expedia, insomma, i siti che usate normalmente. Quelli sono sistemi informativi che sono pensati per il pubblico più vasto possibile. Allora, chi progetta questi sistemi ha un problema chiave, quello di far sì che gli utenti vengano attirati e mantenuti sul sito. Allora, o hai dei prezzi o dei servizi o dei prodotti strabiliantemente migliori dei tuoi concorrenti, ma è raro, o sei monopolista, vabbè, ma allora è più facile, oppure la differenza tra te e il tuo concorrente, che avete gli stessi prodotti e più o meno gli stessi prezzi, la fa la facilità d'uso del sito, dell'interfaccia. No, alla fine, se voi andate in un outlet, entrate in un negozio piuttosto che un altro, hanno più o meno tutte le stesse cose, la fa anche la cortesia, il layout, l'organizzazione del punto vendita. È la stessa cosa su internet. Per cui c'è un'attenzione molto forte all'utente, all'usabilità, la semplicità d'uso, rapidità, velocità di risposta, la grafica, eccetera, eccetera. E questo è giusto, è bene. Se andate a controllare i siti web che si facevano 10-15 anni fa, noterete che c'è stato un salto in avanti in termini di usabilità che è enorme. No? Parleremo un pochino magari quando parleremo di mock-up più avanti, ma effettivamente tutta questa spinta, fatto competitiva, ha dato enormi benefici in termini di facilità d'uso e anche in certo senso di convenzioni d'uso. Ormai tutti i siti funzionano più o meno tutti nello stesso modo, mi aspetto che funzionino tutti più o meno nello stesso modo, no? Ormai si sono sviluppate delle metafore intorno alle quali si costruiscono i siti. Se però provassi a fare questo ragionamento per un sistema informativo aziendale, cosa ho? Ho un team di progetto che si è seduto a tavolino, ha deciso che dal punto di vista del processo di business serve una certa funzionalità,
fa implementare un sistema informativo che deve implementare sicuramente molte funzioni, ma poi l'utente, cioè l'utilizzatore, chi deve utilizzare quel sistema informativo, chi è? È il dipendente dell'azienda, che di solito non viene interpellato, quando in realtà sarebbe lui o lei o loro le persone che meglio conoscono i processi, perché un conto è il processo che è documentato sulla carta, o scritto nelle procedure del manuale della qualità che questa cosa si fa così. Un conto è poi il processo come avviene sul serio. Prima, non viene mai consultato nella fase di progettuale. E secondo, tutto sommato, a chi progetta il sistema non interessa molto che lui sia felice, oppure gli piaccia usare il sistema o lo usi gradevolmente, perché tanto è obbligato a farlo. Cioè, è il tuo lavoro 8 ore al giorno. Non so se voi avete mai sbirciato quando andate in un'agenzia viaggi, in banca, alla posta, in un ufficio, in segreteria, al Politecnico. Sbirciate un po' se riuscite, lo schermo che ha l'operatore. No? Digitano codici incomprensibili. Hanno finestre complicatissime con 60 milioni di campi, tutti uno vicino all'altro, con dei colori che farebbero venire il vomito anche a chi è di stomaco buono. Sono spesso sistemi orrendi e difficili da usare. Sono in parte perché sono complessi. Se tu pensi a quante cose tu puoi da fare da casa sul tuo conto corrente online, sull'home banking, ne puoi fare 20 o cose diverse, 30, ecco, chiediti quante ne può fare lo sportellista della banca. 10 volte tanto di operazioni, no? Perché, allora, di sicuro l'interfaccia sarà più complessa in qualche modo perché deve gestire un insieme di funzionalità più ampie. Ma spesso invece è una conseguenza semplicemente del fatto che non viene considerata l'esperienza utente come uno dei fattori di progetto. Semplicemente funziona, fa quello che deve fare, sì, è difficile da usare, pazienza. Tanto ti facciamo i corsi di formazione. Tanto usandolo 8 ore al giorno, alla fine lo impari, anche se è antintuitivo, anche se è strano. Poi chi fa usabilità poi si chiede, ma in realtà tutto questo qua, quanto costa in termini di efficienza e di errori? Vabbè. Allora, io ho fatto ovviamente i due paralleli estremi, no? Poi ci sono tutte le sfumature, tutti i casi intermedi, però c'è un po' questa tendenza, infatti si vede subito, se ci sono aziende, magari che, aziende di consulenza che di solito lavorano su siti cosiddetti intranet, quindi aziendali, il giorno che fanno un sito pubblico viene fuori una schifezza, no? Perché sono abituati a ragionare in modo diverso, nell'impaccare maggiore, più funzionalità possibile all'interno delle stesse pagine e sapere che la persona in qualche modo deve essere formata per usare il sistema, no? Cosa che invece in siti aperti non è. Quindi questo è un altro aspetto sull'evolutiva, cioè quindi sulle variazioni, che non è banale. D'altra parte, gli utenti sono anche difficili da accontentare, eh? Nel senso che tu hai un sistema con cui loro hanno lavorato fino ad oggi, domani gli proponi un sistema che sia migliore da tutti i punti di vista, l'hai progettato benissimo, hai analizzato tutto, eccetera, eccetera. Gli utenti si lamenteranno sempre che fino a ieri c'era un bottone giallo in alto a sinistra, adesso non lo trovano più, no? Perché lì facevano una certa cosa in un certo modo, hanno acquisito delle abitudini. Che poi dopo tu dici, ma sì, ma in realtà facendo, non serve più, ormai viene fatto in automatico, si fa in un modo diverso, l'hai già fatto prima, eccetera, e però questo c'è una resistenza al cambio comunque, soprattutto da parte degli operatori, che in realtà sono sempre stati abituati a fare, no? A eseguire certe azioni in certe ordine senza partecipare al processo, che in realtà rende difficile anche il miglioramento. Ok, questo è un po'. Allora, venendo poi sugli aspetti più importanti, invece, quindi ci siamo tolti prima quelli di contesto, l'evolutivo, l'utenza, la tecnologia, il modello di sistema informativo lo decliniamo soprattutto lungo questi tre assi. Quindi, tra gli assi precedenti, questi sono quelli più importanti. Il modello tecnologico, modello funzionale, modello organizzativo. Questo grafico l'abbiamo già visto, ma siamo entrati subito in uno di questi rami.
Modello funzionale è che cosa fa il sistema. Modello tecnologico è come lo fa, cioè quale software, quale hardware, quali reti, quali connessioni, eccetera, quali terminali il sistema utilizza per svolgere le funzioni che sono descritte nel modello funzionale. E poi c'è il modello organizzativo, no, qui l'abbiamo riassunto con chi, che è l'aspetto di quali sono le persone o le realtà aziendali che sono responsabili della gestione o dell'operatività sulle varie funzioni, quindi responsabile che una certa cosa venga fatta oppure responsabile di farla, no? Sono sempre i due aspetti, quello gestionale e quello operativo. Quindi di un sistema informativo almeno questi tre aspetti, questi sono i tre più importanti, no? Che senza i quali non sappiamo di cosa stiamo parlando. Il resto è contesto, se vogliamo, l'evoluzione, l'usabilità, sono informazioni importanti ma di contesto. Senza queste tre però, senza averle tutte e tre, di fatto è una descrizione monca. Allora proviamo a entrare, avere un'infarinatura, no? Di che cosa si dice in questi tre rami del nostro modello. Allora, quando si parla di modello tecnologico, di cosa stiamo parlando? Il modello tecnologico lo possiamo espandere, il modello IT, no? In due tipi diversi di informazioni. Banalizzando potrei dire l'hardware e il software. Nella realtà parliamo di modello applicativo e modello tecnologico propriamente detto. Modello tecnico. Il modello applicativo descrive com'è l'organizzazione, principalmente software, ma non solo, ma parliamo dell'organizzazione, dell'architettura della nostra applicazione, del nostro software, cioè di quali parti è fatta, di quali moduli è fatta, come si parlano tra di loro questi moduli. Come vengono integrati? E diciamo così, nel corso degli anni per i sistemi informativi aziendali si è arrivati a una certa stratificazione di moduli, di funzioni, di livelli che grosso modo ormai è consolidata. Mentre i sistemi più vecchi, perché uno diceva perché un sistema fatto 20 anni fa dovrebbe essere vecchio? Perché allora si ragionava in modo molto più monolitico, cioè un sistema dove non c'era una separazione netta tra i dati, i processi e le interfacce, era tutto insieme, proprio a livello di codice. Adesso invece si è riconosciuto, soprattutto per l'aspetto evolutivo, che è meglio separare, gestire separatamente anche proprio come moduli di codice, moduli software diversi, le varie funzionalità. Questo lo descriviamo lì, come intendiamo strutturare la nostra applicazione proprio dal punto di vista dei moduli software. Il modello tecnologico invece sono appunto gli aspetti hardware, quindi quali sono i nodi di elaborazione, quali sono, dove sono messe, quanto costano e cosa fanno, le CPU, che possono essere CPU sui server o quelle sui client, no? I processori che alla fine eseguono il software, e la rete, le reti, cioè come questi sono collegati tra di loro, come questi si parlano. Sono questi due aspetti. Quindi, se vogliamo riassumerli o per aiutarci a ricordarlo, è l'aspetto software e l'aspetto hardware. L'aspetto software è un sistema informativo, è un software di tipo applicativo, non è un sistema operativo, tipo, che ne so, Windows, che è un software, sì, ma serve per gestire la macchina, gestire i file, gestire le risorse della macchina. Non è che so, una suite per ufficio, no? Non è come un Office che ha degli strumenti, è un software che gestisce certe funzionalità applicative, predefinite, un software applicativo. Complesso, molto complesso. E di solito cerchiamo di distinguere all'interno di questo software almeno tre livelli.
A livello più basso, e forse più facile da capire, è il livello dei dati. Cioè ci dovrà essere una serie di moduli software per gestire i dati. DBMS probabilmente, più qualche cosa di contorno. Gestire i dati significa poterli salvare, interrogare, modificare, fare i backup, le versioni vecchie, ritornare a ripristinare, eccetera, eccetera. Sopra i dati, devono esistere delle regole che mi descrivono quali sono i modi leciti di modificare i dati. Se io sto gestendo, faccio il modulo che fa la contabilità e il bilancio, non posso aggiungere, che ne so, un certo valore sulle uscite se non lo decremento da un determinato capitolo di bilancio. Quindi ogni operazione di incremento su una voce di uscita, su un acquisto, deve corrispondere la stessa cifra a un decremento, a un movimento in meno, no, su un certo capitolo di bilancio o di budget. Deve essere così, se no è sbagliato. Quindi i dati che noi modelliamo possono essere trasformati non arbitrariamente, ma solamente seguendo certe regole. Queste regole di trasformazione dei dati in realtà poi sono le procedure, le posso anche tradurre come le procedure per modificare questi dati. Cioè, fare un ordine significa cosa? Significa trasferire, che ne so, tra le altre cose, una certa quantità di denaro da un certo budget identificato da un certo codice a invece un certo fornitore. Quindi la mia azienda funziona secondo certe serie di regole, che le potete vedere sia come regole di correttezza nell'evoluzione dei dati, sia come regole di come fare, operative di come fare a svolgere certi processi che hanno un certo impatto sui dati. Alla fine dicevamo che il sistema informativo è una macchina per gestire dei dati, quindi dire sui miei dati puoi fare una cosa e non puoi fare un'altra, vuol anche dire il sistema informativo ti permette di fare questo processo, questa funzione, oppure non ti permette di farlo. Quindi c'è questo livello che a volte si chiama quello delle regole di business, che è quello degli algoritmi, no? Fino a ieri li chiamavamo gli algoritmi. Delle procedure che quando l'utente lo richiede, oppure quando il sistema decide che è ora di farlo, eseguono certe operazioni, certe istruzioni, il cui effetto è quello di modificare alla fine l'informazione all'interno del sistema. Quindi questi algoritmi però non sono fatti per piacere algoritmico, ma sono fatti per implementare delle specifiche regole di business. Cioè la mia azienda funziona così, che possono essere regole, diciamo così, norme di legge, norme di contabilità, oppure semplicemente prassi del funzionamento della mia organizzazione. Questa cosa noi la facciamo così. Stupidata, per prenotare una sala riunioni cosa devo fare? Per fare un esempio molto più così, semplice, con meno implicazioni rispetto a quello di un bilancio. Allora, io faccio in un modo, tu fai in un altro, magari io posso prenotare la data e poi il sistema mi sceglie da solo la sala, oppure io posso decidere la sala, posso vedere o non vedere le prenotazioni degli altri. Boh, probabilmente ogni azienda in cui potete andare avrà un sistema diverso per fare questa cosa. Ad esempio da noi, qua al Politecnico, per prenotare le sale riunioni all'interno dei dipartimenti, tu puoi vedere quali sono libere, ma per prenotarle devi mandare una mail a un tizio che invece che inserisce la prenotazione lui nel sistema e non la puoi fare tu. È una scelta di processo fatta così, da noi funziona così, la regola è quella e quindi il sistema informativo dà questa possibilità. Qualcuno ha deciso che deve essere così, finisce, finito, no? Quindi, organizzazioni diverse possono avere regole di business, cioè di fatto poi procedure di funzionamento le possiamo anche chiamare diverse. E queste devono essere codificate dagli algoritmi, i quali sulla base dei processi che devono realizzare faranno le opportune modifiche sui dati. Ecco, queste due cose qui sarebbe bene che fossero separate, questi due livelli. Perché i dati, l'ho già detto più di una volta e lo ripeto, i dati sopravvivono a lungo.
l'esempio delle banche che hanno ancora il sistema informativo di 50 anni fa, e lì dentro ci sono i conti correnti che gestivano all'epoca, e ci sono ancora. Poi magari le cose che ci puoi fare adesso, che so, è arrivato l'euro, sono arrivati i SEPA per i bonifici, tutte le cose nuove, le operatività sono diverse, le regole del gioco sono diverse, le funzioni che puoi svolgere sono diverse, ma i dati sono ancora quelli. Se tu leghi troppo i due aspetti, diventa poi difficile far evolvere la funzionalità mantenendo i dati. Se tu domani vuoi cambiare il sistema informativo, passarne uno completamente diverso, la prima domanda che ti fai è: ma potrò poi migrare i dati? Poi funzionalità, tutto sommato possiamo metterci d'accordo, abituarci a usare un sistema nuovo. Ma io il giorno dopo voglio che i dati che avevo il giorno prima ci siano ancora. E posso farlo solamente se i dati avevano una loro vita, una loro rappresentazione separata rispetto ai processi che li gestivano. E poi c'è il terzo livello, che è quello della presentazione. La presentazione significa l'interfaccia. Cioè come queste regole di business, questi algoritmi, interagiscono con l'utente. È un'applicazione web? È un programma che mi devo installare? È un'applicazione mobile? Devo usare il mouse? Devo usare la tastiera? Devo usare il touchscreen? Uso la voce? Parla? Canta? Balla? No, canta e balla no. Tutti gli aspetti di come il sistema presenta all'utente le funzioni che offre e i dati su cui lavora, e attraverso il quale l'utente può scegliere la funzione da eseguire e inserire i dati o informazioni nuove. L'interfaccia è parte essenziale di un sistema, e qui l'abbiamo indicata come un livello diverso, separato, perché vorremmo poter modificare l'interfaccia oppure creare interfacce diverse per accedere allo stesso insieme di regole. Perché un domani salta fuori il mobile e quindi devo fare tutte le app mobili per fare l'home banking. E quindi non posso immaginare di avere, pensiamo all'esempio facile del bonifico, che voi il bonifico andiate allo sportello a farlo, che lo facciate via interfaccia web della banca, che lo facciate via l'applicazione mobile, deve sottostare alle stesse regole. Regole sulla data, sulla valuta, sul destinatario, l'IBAN, i controlli, la trasmissione dei dati, eccetera. Quindi la regola di business è la stessa e vorrei che fosse implementata una volta sola, non una per il software dello sportellista, una per il software dell'online banking e una per il software mobile, per interfaccia mobile. Questa stessa funzione di business viene richiamata in qualche modo da interfacce diverse, da livelli di presentazione diversi. Allora così riesco a sopravvivere. Perché riesco a isolare l'implementazione, il debug, il controllo, l'evoluzione delle funzioni di business rispetto a quelle delle interfacce che usano queste funzioni e le mettono a disposizione dei vari tipi di operatori, che poi in funzione del loro tipo di operatore possono fare cose diverse. Se leggo queste due cose insieme sono condannato un domani che cambia la tecnologia dell'interfaccia a rifare delle regole di business. Oppure replicarle più volte. E però ogni volta che hai una funzione, una certa funzionalità, un certo algoritmo, scritto in due posti diversi, ti stai automaticamente condannando, perché prima o poi uno dei due cose che... scusate, fatemelo dire meglio. Ogni qualvolta una certa funzionalità è duplicata in due moduli, in due parti di software,
diventa praticamente impossibile garantire che sempre nel futuro andranno avanti in parallelo. Cioè, oggi ho fatto copia e incolla, è uguale, fanno la stessa cosa, ma poi domani, quando cambia la regola dei bonifici, e potrò fare bonifici in Cina direttamente che oggi non posso, mi ricordo di andare a modificare in tutti i posti in cui c'era la logica del bonifico? Implementata da persone diverse, con linguaggi diversi, in anni diversi? No. O se sì, mi costa poi troppo gestire la cosa. E quindi è sempre bene, no, le cose, dirle una volta sola. Così come facciamo molta attenzione nel modello dati a non ripetere le informazioni. Trovare dov'è il posto giusto in cui mettere una certa informazione in modo che ci sia solo lì e non sia replicata, non sia duplicata. In database lo chiamavate normalizzazione dei dati. E qui la stessa cosa dal punto di vista delle regole di business. Possibilmente ogni funzionalità, ogni algoritmo lo mettiamo in un posto solo. Poi se può essere richiamato in 12 punti diversi, bene. Poi se scopro un errore lo correggo lì in una volta sola e l'ho corretto automaticamente per tutte le interfacce. Allora, dette così sono cose ragionevoli. No? Buon, spero, a parole vi convinco che è bello avere questi livelli separati. Poi però nella pratica vuol dire avere dei modi di programmare, no? Che ti permettono proprio di fare queste cose, dei linguaggi, delle tecnologie software che permettono proprio di realizzare applicazioni fatte in questo modo. Richiedono sicuramente più lavoro mantenere le cose separate piuttosto che non mettere tutto insieme, lo fai per la prospettiva, lo fai per l'evolutiva, lo fai per avere un sistema che sia più facile da gestire, più facile da mantenere, più facile da far evolvere. Ti costa 10 volte di più la prima volta costruirlo, farlo bene, farlo separato, farlo modulare, farlo documentato, ma almeno nei prossimi 10 anni sei in grado di gestirlo, farlo sopravvivere. Ad esempio, ogni funzionalità la possiamo vedere spalmata sui 3 livelli. No? Questo è un esempio di un passaggio di che cosa avviene quando, se non sbaglio, quando andate al bancomat. No? Per cui, quando arrivate, il bancomat vi chiede quanto volete prelevare. E quello è un aspetto di interazione. Quanto voglio prelevare? Beh, alcuni bancomat ti permettono di scegliere, quelli tutti, la cifra, 50 euro, 100, 150, 120, eccetera, con degli ammontari prefissati. Oppure la dovete inserire col tastierino. Sono aspetti di presentazione, di come interagite voi con l'oggetto bancomat. Alla fine l'effetto netto è che voi avete fornito un numero al sistema. A livello delle regole di business, cosa deve fare il sistema? Deve verificare che l'importo inserito sia valido. E come? Interrogando il livello di gestione dei dati per sapere, innanzitutto ci sono delle regole, innanzitutto ci sono delle regole generali sul massimo importo prelevabile al giorno, massimo importo prelevabile al mese. Parte sono norme sul circuito bancomat generale, parte invece sono clausole del vostro contratto di banca, sul vostro conto corrente specifico. Quindi innanzitutto se questo valore è accettabile per le regole generali, e poi magari controlliamo anche che ci sia disponibilità di fondi sul conto. Allora queste informazioni, cioè quali sono le vostre soglie e qual è il vostro saldo attuale, chi le sa queste informazioni? Il modello dati. Quindi il modello delle regole sa che cosa deve controllare. Devo controllare che l'importo richiesto sia maggiore del saldo di cassa del conto corrente. E quindi l'importo richiesto gli arriva dal livello presentazione. E il saldo del conto corrente lo deve andare a chiedere al modello dati, chiedendo, senti, dammi il saldo corrente di questo utente. Il modello dati gli restituisce il dato senza sapere a che cosa gli serve. Ma il livello delle regole, il livello di business, lo sa e sulla base di questo decide se accettare o non accettare la transazione, il prelievo.
sono cose separate, le vogliamo vedere e mantenere separate. Se un domani cambieranno le regole, quando ci saranno tutti i pagamenti wireless che passi vicino, non te ne accorgi e paghi, allora probabilmente queste regole saranno diverse. Poi il passo successivo, a questo punto, a livello di presentazione, vi viene chiesta la conferma. Allora, hai chiesto di prelevare 100 euro. Sì, no, confermi o non confermi. E questo è il livello di presentazione, la parte visibile di ciò che la regola di business ha fatto. Ha innanzitutto deciso che l'importo inserito è valido, e poi gestirà il fatto che voi accettiate, confermiate oppure no la richiesta. Se sì, annulla tutto, scusate, se no, annulla tutto, se sì, invece procedi. Procedi vuol dire effettivamente dai soldi. E dare soldi significa leggere i valori e poi modificarli, cioè detrarre dal saldo. E così via, no? Poi il passo successivo è quello di dare i soldi, effettivamente scrivere, modificare i valori, perché i soldi ormai sono stati consegnati. Poi andiamo nel dettaglio del banco, ma è abbastanza complicato, no? Perché lui mette i soldi sulla fessura, ma se poi voi non li prendete, che cosa succede? O che li prende qualcun altro, vabbè, ma il sistema questo non lo può sapere, oppure che se li rimangia. Quindi lui in realtà detrae i fondi solamente quando è sicuro che voi abbiate preso le banconote, quindi il fatto di aver detto ok non è ancora l'operazione che permette di decidere. Quindi quando se lo modelliamo nel concreto è più complesso. E l'interfaccia in quel caso, nel caso del banco, l'interfaccia non è solo lo schermo e la tastiera, ma anche sono anche le fessure in cui inserisco la tessera, la estraggo e recupero le monete, le banconote. Poi per quelli più evoluti, più moderni, ci sarà anche un'altra fessura in cui posso depositare monete, depositare assegni. Tutto quello fa parte della presentazione, del livello presentazione. Le modalità con cui interagisco, che non è solo schermo e tastiera. Per ogni interazione, l'interazione che io faccio però deve essere regolata da delle regole di business, da dei processi che mi dicono che in quel momento puoi fare una cosa e non ne puoi fare un'altra. E la puoi fare perché hai fatto certe richieste, hai inserito certi valori, hai fatto certe scelte nell'interfaccia, ma nel contempo il modello dati mi dice che hai certe condizioni per poterlo fare. Quindi il modello dati è quello che abbiamo visto forse più importante, ma anche il più passivo. Subisce le richieste di informazioni e le richieste di modifica che arrivano dal modello delle regole, dal livello delle regole, dal livello di business. La vera applicazione sta qua. Che cosa fa il sistema? Lo decidono le regole implementate, le procedure implementate. Poi queste procedure dovranno in qualche modo interagire con l'utente quando gli serve e soprattutto dovranno interagire con i dati. Mentre è facile aggiungere o modificare, relativamente facile sempre, aggiungere o modificare le regole di business, perché tutto sommato aggiungo una regola, aggiungo un passaggio. Ma vuoi prelevare in euro o in bitcoin? E beh, aggiungo un passaggio che mi fa questa domanda. È facile, relativamente facile, modificare o aggiungere regole di business a parità di dati, a parità di modello dati. Invece modificare il modello dati a parità di regole di business è impossibile. Perché se io modifico la mia struttura dei dati, tutti i punti in cui la regola di business dice leggimi questa informazione, modificami questo dato, devono essere ritoccati, devono essere modificati. Se io leggo una colonna che si chiama saldo e quella colonna non c'è più, deve essere, si chiama in un modo diverso, oppure non è rappresentato come valore esplicito, devo fare semplicemente la somma dei movimenti, sarà un'interazione diversa sulla base dati, sul livello dati. Questo è un altro esempio di perché è importante fare bene il modello concettuale, perché poi non è impossibile da cambiare, si può sempre aggiungere,
ma togliere o modificare da un modello dati è praticamente arduo e molto costoso quando ci siano già delle regole di business, ossia del software scritto che utilizza un certo modello dati. Aggiungere si può, togliere e modificare è molto complicato. Non è impossibile, però devi andare a rivedere praticamente tutto il codice che usa quei dati, quelle tabelle, per vedere se funziona ancora, se vanno modificato, se va modificato il meccanismo di funzionamento, eccetera. Vabbè, se vogliamo dire qualche parola in più sul livello di presentazione, di solito lo immaginiamo come un'interfaccia grafica. Quindi o mouse e tastiera, o applicazioni mobili, o interfaccia grafica che può essere o quella di un sito web o quella di un software installato sul mio computer. Al giorno d'oggi molte, sempre più funzionalità, e poi cercheremo anche di capire meglio perché dal punto di vista tecnico, tendono a essere diciamo così, erogate sotto forma di applicazioni web. E quindi è sempre minore la necessità di installare applicazioni sulla propria macchina. No? Io lo vedo anche dalle cose più semplici. Quanti di voi hanno installato e usano un programma per leggere e spedire la posta elettronica? Nessuno? Usate tutti i siti web? Questo era il tipico esempio che prima di, per dire, di Gmail, che poi non è vecchio 10 anni, non si poteva fare via web, ma si doveva fare installando programmi di gestione della posta elettronica. Sono interfacce diverse, però tecnicamente, cioè, simili visivamente, ma tecnicamente completamente diverse. E quindi anche per applicazioni, no? Tendenzialmente, pensiamo sempre allo sportello della banca, avevano dei PC con sopra dei software specifici installati, adesso gradualmente anche questo tipo di applicazioni vengono rimpiazzate da applicazioni cosiddette intranet, ossia siti web interni all'azienda, per semplicemente ragioni di semplicità di manutenzione e aggiornamento. La forma dell'interfaccia, quindi l'aspetto grafico, le funzioni presenti, devono essere personalizzate in funzione del tipo di utente. Beh, questa frase è un po' pesante, dice ciascun utente è individuale. Beh, non è che il mio e il tuo sono diversi perché ci chiamiamo in modo diverso. Però l'interfaccia deve adattarsi al fatto che appunto sia il cliente della banca oppure è l'operatore della banca. Allora le funzioni che mostra saranno diverse. Sul sito Elite, dove trovate il materiale didattico del corso, voi vedete un'interfaccia, ma io che devo poter aggiungere, modificare, vedo delle funzioni in più che voi non vedete, perché c'ho la password, no? Se vogliamo banalizzare. Ma cos'è la password? È un modo per indicare che quell'utente ha certe caratteristiche diverse da un altro, e quindi il sistema deve fornirgli un'interfaccia diversa, con alcune funzioni in più, altre in meno, adattate in qualche modo. Per cui, vabbè, adesso questa è la classica interfaccia orrenda che vi citavo prima di molte applicazioni gestionali. Questo espone molto direttamente dei dati. Applicazioni di questo genere, adesso non stiamo a leggere cosa c'è dentro, a colpo d'occhio, questa io la chiamo anagrafica. Poi magari non sono nomi, cognomi, indirizzi, però un insieme di record, tante righe, ciascun record, sotto ci sono i dati relativi a quel record, quindi posso modificare, aggiornare, e poi ho dei comandi che mi permettono di decidere quali sono i dati su cui lavoro, cioè editor di tabelle, molto di basso livello. Poi invece ci sono delle interfacce un pochino più evolute che invece gestiscono i processi. In questo caso, se sto editando direttamente dei dati in una tabella, non c'è quasi mai un processo dietro, no? O è talmente semplice del tipo modifica il dato, punto e basta. Dal punto di vista tecnico, questo front-end cos'è? È vedere che è un'applicazione che gira dentro un browser.
Quindi se noi guardassimo la parte di sotto sembra quasi un programma nativo installato dentro Windows, in realtà è un sito web che gira in questo caso dentro una versione vecchia di Internet Explorer. Dove all'interno dell'interfaccia ho sempre tre cose: l'elenco delle funzioni che posso svolgere da qualche parte, ci sarà un menu, ci sarà una barra, ci saranno dei bottoni, presentazione e anche presentarmi le azioni che a me sono permesse in quel punto, in quel momento. Ho sempre dei dati che mi vengono mostrati, delle informazioni che il sistema comunica a me, e ho, non sempre ma quasi sempre, la possibilità di inserire o modificare dei dati nuovi. Alla fine fa solo queste cose. Due su tre di queste cose hanno a che vedere con i dati. Quindi l'interfaccia non potrà mai mostrare o gestire qualcosa che non ci sia nel modello concettuale. La terza ha a che vedere con i processi, quali sono le cose che puoi fare a quel punto e poi ovviamente per fare una certa cosa di quali dati avrei bisogno. Tutto questo poi dal punto di vista grafico può venire meglio o peggio, fatto bene o fatto male, ma la sostanza è sempre questa. Il livello delle regole di business è quello algoritmico, in cui appunto si fanno i calcoli, si fanno i controlli, si fanno le verifiche e si decide. Alla fine il livello di business deve decidere, dati questi dati inseriti dall'utente, data questa richiesta che l'utente ha fatto e date le informazioni che il sistema ha memorizzato, vado avanti o no? Lo posso fare o no? E se vado avanti, qual è il prossimo passo? E quindi che cosa dovrò mostrare all'utente come passo successivo? Ed eventualmente che cosa dovrò modificare nel modello dati. E questo per passaggi. Questo livello delle regole è quello, in un certo senso, che stiamo cominciando a progettare pensando ai modelli di processo. Il processo ti dice fai prima questo, poi fai quest'altro. Per andare avanti verifica, no? Il rombetto dice questo qua deve essere vero, altrimenti non posso andare avanti, oppure devo tornare indietro, oppure fare una cosa diversa. Il modello di processo è un pochino la specifica, comincia a essere la specifica del livello delle regole. E che poi viene implementato attraverso linguaggi di programmazione. Codice. Codice che da un lato poi si aggancerà all'interfaccia utente e dall'altro si aggancerà ai dati. I dati sono la cosa, o perlomeno, erano tradizionalmente la cosa più semplice dal punto di vista tecnologico, perché una volta che hai fatto la progettazione concettuale, poi questo lo trasformavi in uno schema di database relazionale, andava memorizzato in un DBMS e l'unica tua preoccupazione erano le prestazioni. Cioè quando ho 10.000 transazioni al giorno, quanto grosso mi serve il computer su cui gira il database? Quanti dischi, quanto veloci, quante CPU, perché di solito poi i requisiti di sistema di DBMS sono abbastanza pesanti, tendenzialmente più che non gli altri livelli. Per cui è un problema che veniva dato ai cosiddetti DBA, Database Administrator, di ottimizzare, progettare e ottimizzare, diciamo così, l'efficienza del database. Tenete presente che, pensiamo all'applicazione web. Voi quando vedete una pagina web che richiede più di 300-500 millisecondi per essere caricata, quindi stiamo parlando di meno di mezzo secondo, cominciate a dire questo sito è lento. Okay? Al di là della velocità della connessione, eccetera, eccetera, ma per mettere insieme i contenuti di una singola pagina web, probabilmente il livello applicativo dovrà fare dalle 20 alle 50 query al database. Quindi in quel tempo, il tempo di caricamento di una pagina, che è il lavoro del web server, deve starci in, diciamo, 300 millisecondi. Le query devono starci in 10 millisecondi l'una.
E quindi la parte, diciamo così, che è più stressata dal punto di vista del carico di sistema è quella, sempre quella del database. E quindi vi trovate dei mostri, degli armadi di computer dedicati solo a fare database, in cui anziché avere i dati magari su un hard disk, ce l'hanno su 8, perché sono replicati per ridondanza, replicati perché così il codice del database può fare query contemporaneamente su più copie diverse degli stessi dati, perché così non deve aspettare il tempo di seek dell'hard disk per andare a leggere il disk, il dato, no? Sono delle cose che dal punto di vista hardware sono particolarmente imponenti. Ma al di là di quello, la scelta, dicevo, era abbastanza naturale. Metto DBMS, prendo qualcosa di gratuito tipo un MySQL, prendo qualcosa di commerciale tipo Oracle, e beh, ti facevi le tue valutazioni. Sulla base di un modello concettuale che avevi, degli volumi attesi di dati, ma sta tabella qua, quanti record conterrà, quante istanze avrà? 10 o 1 milione? E quali query, quali interrogazioni dovrà fare il livello applicativo, il livello delle regole? E così vado a ottimizzare, a creare gli indici, le chiavi esterne, tutte queste belle cosette che avete cominciato a vedere nei corsi di base di dati. Però la scelta di andare verso un database relazionale era abbastanza standard. Adesso un po' meno, perché negli ultimi anni si sta diffondendo un pochino il movimento del big data e database non relazionali. Forse avete sentito parlare di database NoSQL, non SQL, no? Che non usano SQL, non usano modello relazionale per memorizzare i dati, quindi hanno un database, si dice anche, schemaless, cioè senza schema. La prima cosa che fate in un database è definire lo schema delle tabelle. Tabelle, colonne, dati, e poi da lì non si torna indietro. No, dati nel senso di tipo di dati delle colonne. E adesso cominciano a nascere molto dei database che sono più veloci, ma non hanno tutta la potenza né la rigidità delle SQL. Quindi in alcuni casi cominciano a farsi la domanda, quando costruisco un nuovo sistema informativo, se usare un database relazionale o usare un database non relazionale. Come sempre una scelta molto rischiosa, e quasi sempre la risposta è: ma stiamo su una cosa che conosciamo, che è quella del database relazionale. Però su alcune applicazioni specifiche, il primo che ha forse usato un database non relazionale su grandissima scala è Twitter, no? Perché il volume di dati che aveva, non riusciva, di fatto un database relazionale non riusciva a gestire gli indici, l'inserimento dei nuovi valori e la ricerca in tempo utile, e quindi hanno dovuto inventarsi in qualche modo dei metodi alternativi, no? Quasi mai nei sistemi informativi aziendali abbiamo tali volumi di traffico da giustificare l'abbandono di una tecnologia consolidata come quella dei database relazionali per qualcosa che non dico che è nuovo, perché sono già diversi anni che c'è, ma è ancora in evoluzione abbastanza rapida. Però c'è da aspettarsi delle sorprese, no? Su questo aspetto qua, no? Tutto il movimento che sentite parlare in giro di big data è proprio questo: quando tu hai moli enormi di dati e volumi di inserimento e interrogazione molto forti, come fai a gestirli? Qui abbiamo visto i vari livelli, no, del modello applicativo. Poi ci ritorneremo tra un attimo, quando poi, tra un attimo non oggi ovviamente, quando vedremo come questi livelli si mappano poi sull'hardware del livello tecnologico. Ma questo discorso qua lo continuiamo tra domani e mercoledì prossimo. Adesso vi lascio andare o a pranzo o in laboratorio a seconda del turno.